Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Oggi è il martedì santo, 30 marzo. La Chiesa pone dinanzi a noi nella Santa Messa la passione secondo il Vangelo di Marco che ascolteremo. Già adesso vorrei raccomandarvi una cosa molto importante per la messa che seguiremo su Radio Domina oggi e domani pomeriggio, e ci saranno le redazioni estese e integrali del racconto della passione in Marco oggi e domani in Luca. Allora, siccome il testo viene letto in latino, procuratevi per tempo la traduzione italiana, in modo tale che mentre io leggo il testo in latino, come è già successo domenica con la Passione di Matteo, voi possiate seguire il racconto della Passione in lingua italiana. Quindi lo trovate sul sito Divinum Officium alla voce Santa Missa e cliccate lì, cercate il Vangelo e c'è la stesura integrale in lingua latina e accanto la traduzione in lingua italiana, in modo tale che mentre io leggo oggi a messa il racconto integrale della Passione secondo Marco, voi possiate seguirla, se quella, possiate seguire quella secondo Luca, appunto, il Vangelo di, scusate, secondo Marco, possiate seguirla in lingua italiana. E domani lo stesso, domani che è il mercoledì santo, ci viene proposto nella messa il brano, il racconto integrale della Passione secondo Luca. Allora io lo leggerò in latino nella Santa Messa e voi potrete seguirlo in lingua italiana, col testo affrontato, o nel messale se l'avete, il messalino in lingua appunto latino e italiana, oppure se non avete il messale potete tranquillamente procurarvelo sullo smartphone, su internet, attraverso anche il tablet e così via. Potete trovarlo, potete trovare il testo integrale della traduzione in italiano. Questo perché così oggi, quando si celebrerà la Santa Messa e si leggerà oggi il Vangelo di Marco e domani quello di Luca e venerdì, poi nella liturgia della croce si leggerà il Vangelo della Passione secondo Giovanni, sempre in lingua latina, voi possiate seguirlo, seguire la traduzione in lingua italiana. Questo è molto molto importante. Siamo dunque nella Settimana Santa, stiamo facendo la sera questo ciclo di catechesi sorprendentemente molto seguite. Mi aspettavo un calo e ancora me lo aspetto perché ritengo che non sia una cosa molto semplice da approfondire la passione di Cristo. Invece vedo che i numeri sono assolutamente gratificanti. Ne sia ringraziato il Signore che non smette di premiare gli sforzi che facciamo per evangelizzare. Tutto è preso da questo mio libro, Li amò sino alla fine, La Passione di Gesù, una lettura narrativa e teologica che potete domandare, qualora lo voleste, al numero di segreteria di Radio Domina. Ieri sera abbiamo parlato, se vi ricordate, degli ultimi momenti della flagellazione e poi siamo andati alla coronazione di spine di Gesù, uno dei momenti più commoventi. Anch'io ho avuto dei passaggi, diciamo, nei quali non ho potuto fare a meno di sentirmi coinvolto emotivamente. E poi abbiamo iniziato la sezione relativa alla Via Dolorosa. Abbiamo visto il momento in cui Gesù, abbracciando la croce, usciva dal pretorio per andare sul Calvario. Ogni tanto venne fuori anche qualche suggestione, dicevo ieri sera ai miei figlioli, che non è scritta nel libro. Per esempio, ieri sera ho detto alla fine il discorso che Gesù sale il Calvario, ma anche in questo modo lui porta con sé verso il Padre l'umanità redenta, e questa croce che lui abbraccia è il buon pastore che prende sulle spalle la pecorella smarrita. Sono cose che poi naturalmente nel testo che ho scritto non ci sono e che potrò evidentemente col tempo anche casomai integrare in una nuova edizione. Questa sera alle 21:15 proseguiamo con la via dolorosa, con la via dolorosa, e forse avremo tempo di iniziare anche i momenti della crocifissione. Vediamo, ecco, vediamo se ci riusciamo, perché poi tra stasera e domani facciamo le 3 ore di agonia sulla croce e venerdì santo la morte di Gesù in croce, il sabato la corredentrice, e il mio libro, grazie a Dio, è letto per più o meno per intero. E condividete il post che fra qualche momento viene inserito su Radio Domina, in modo tale che la gente possa seguire
la catechesi e farsi un'idea, soprattutto quelli che senza capirlo sono, ahimè, raggiunti dal virus di una visione cristologica neoariana, di un Gesù che non si aspettava di morire in croce, poi queste vie crucis che si fanno nelle parrocchie nei venerdì di Quaresima e come sentiremo anche il venerdì santo e queste omelie, queste prediche dove si parla dei dolori dell'uomo, dei dolori dell'uomo. Qui da me, cioè qui in Sicilia, a Palermo, nella diocesi di Palermo, le chiese il sabato santo saranno aperte per la vaccinazione. Non so, fate voi, figli cari, ognuno prenda quel che vuol prendere e lasci quel che vuol lasciare. Il sabato santo le chiese di Palermo, diverse chiese, tra le quali una delle mie ex parrocchie, saranno aperte per la vaccinazione, ecco, del giorno del sabato santo. Ecco, c'è un nuovo messia, il nuovo messia che la falsa chiesa adora, e veramente chi non apre gli occhi casca vittima di questo sistema chiaramente anticristico, chiaramente anticristico. Si parla sempre solo dei dolori dell'uomo e queste vie crucis che non mettono mai in luce quello che Gesù veramente ha sofferto. Il mio libro, non so se siete d'accordo su questo, è un libro controcorrente nella stagione post-conciliare, un libro che finalmente, come facevano i santi di una volta, mette in luce il dolore di Cristo, perché è su quello che ci conviene. Non so se siete d'accordo, troviamo forza poi anche noi, e guardando al dolore di Cristo, non al dolore dell'uomo, che noi siamo veramente cristiani. E guardando a Gesù in croce, che noi impariamo a guardare l'uomo parimenti in croce, non il contrario. Ecco. Bene, allora quindi vi aspetto questa sera e condividete, condividete, condividete. E poi, prima di scordarlo, vorrei ringraziare il carissimo amico Giacomo Rossignotti, che da Sestri Levante, in provincia di Genova, ci ha fatto pervenire, come compagnia di Maria, un bellissimo pacco ripieno di roba buona. Ecco, ripieno di roba buona. Ci ha fatto pervenire dei dolciumi che la sua ultracentenaria azienda, nel 2020 hanno compiuto 180 anni, produce, e quindi abbiamo avuto delle colombe, abbiamo avuto un bellissimo uovo di Pasqua al cioccolato torronato. Insomma, per quello ieri sera non vedevamo già l'ora che arrivasse il giorno di Pasqua, lì pronto per essere divorata tutta la roba. Quindi grazie all'azienda dolciaria di cioccolato, torrone, caramelle e caffè Rossignotti Giacomo di Sestri Levante, che ci ha fatto pervenire questa roba qui. Allora oggi volevo parlarvi di un aspetto: i modernisti hanno eliminato il mettersi in ginocchio, non ci si inginocchia più. L'uomo nuovo, la creatura nuova, l'umanità nuova, tutto è nuovo, tutto è nuovo, tutto è nuovo, capito? Tutto è nuovo, e l'uomo nuovo non si mette più in ginocchio. Nelle chiese rette dai preti modernisti non vedrete mai il prete modernista in ginocchio. Imparano dal loro maestro Bergoglio, che non si inginocchia mai davanti al Signore, ma si inginocchia perché dice che ha dolori alle ginocchia. Peccato che se lo scordi il Giovedì Santo, quando si inginocchia e si è inginocchiato davanti ai trans e ai musulmani per lavare loro i piedi, roba mai vista, apostasia in forma, diciamo, plateale, apostasia in forma plateale, non se ne accorge nessuno. E a San Giovanni Rotondo hanno fatto proprio come affronto a Padre Pio, hanno costruito una basilica senza inginocchiatoi, non ci sono gli inginocchiatoi, forse ora mi sembra che abbiano detto che forse li hanno messi da qualche parte, non ci si inginocchia mai. Vedete voi molto bene che le nuove chiese vengono costruite senza possibilità di inginocchiarsi, non ci si inginocchia. Ecco, il modernismo liturgico, tra le altre cose, ha anche questa caratteristica di non mettersi in ginocchio. Ora, siccome sono i giorni santi della passione del Signore, viene spontaneo, io credo, mettersi in ginocchio. Chi, grazie a Dio, è approdato come sottoscritto alla liturgia tradizionale, si accorge che quando si leggono i brani della passione del Signore e in altre occasioni similari, c'è scritto hic genuflectitur, cioè qui ci si genuflette.
liturgicamente. Succederà anche oggi, nel momento in cui, leggendo la passione di Cristo, diremo che muore alle 3 del pomeriggio. Allora c'è il momento, la pausa, come vedrete oggi pomeriggio, in cui il celebrante, il sacerdote, interrompe la sequenza narrativa e si mette in ginocchio, e tutti i fedeli si mettono in ginocchio. Ecco. Poi, nella liturgia ancora una volta tradizionale, tutto il canone è previsto in ginocchio, perché è il momento in cui Gesù si offre al Padre. In realtà, ecco, come vi dice, Padre Pio stava in ginocchio, Giovanni Paolo II stava parimenti parecchio tempo in ginocchio, l'ultima processione del Corpus Domini, lui in pratica riuscì a mettersi in ginocchio nonostante gli avessero chiesto di non farlo a causa del fatto che non aveva più cartilagine nei ginocchi, e lui invece ha voluto mettersi in ginocchio. Insomma, credo che al di là di tutte le questioni che trattiamo per combattere gli eretici, talora basti poco per identificare un modernista, che sia prete, che sia vescovo, e cioè quello di non mettersi in ginocchio. I modernisti non stanno in ginocchio, quando lo fanno è proprio perché non ne possono fare a meno, ma contestano questa postura liturgica dicendo che non è cristiana. Io non so dove caspita si inventano queste cose qui, perché se uno legge l'Apocalisse di San Giovanni Apostolo si accorge che lì di continuo nella liturgia celeste i 24 anziani si inginocchiano, i quattro esseri viventi, gli angeli si inginocchiano, sono sempre tutti in ginocchio dinanzi a colui che siede sul trono e anche dinanzi all'agnello. Quindi evidentemente è solo che dicono che, però, e allora ecco l'escamotage modernista, perché guardate che questa è gente che non scherza, sono peggio dei comunisti, forse ancora molti di voi che vi sentite tranquilli a casa con le pantofole non avete ancora chiaro che questi qui sono peggio dei comunisti rossi, li abbiamo in casa e per combatterli questi si camuffano come fa Bergoglio e vogliono distruggere l'identità bimillenaria della Chiesa, forse molti ancora non l'hanno veramente capito. Ecco, allora dicevo che dicono poi qual è l'escamotage. Sì, ma l'Apocalisse è già un testo ellenistico, non è più... capite quanto sono farabutti? E l'Apocalisse, il Vangelo di Giovanni, si parla dello stare in ginocchio, ma sono testi presi scritti in un'epoca già di tipo ellenistico, e loro dicono che nella tradizione greca lo stare in ginocchio era molto diffuso. Ma insomma, fioli cari, basti guardare però anche la letteratura profetica, dove appunto si vede che stanno in ginocchio. Ecco, allora lo stare in ginocchio è una postura prevista dalla liturgia. Per questo voglio leggervi oggi da uno di questi volumi dell'Opera Omnia di Josef Ratzinger, curati dal cardinale Müller, le posizioni liturgiche, e in particolare a pagina 175 di questo volume, che è il secondo, l'inginocchiarsi. Scrive Benedetto XVI, ancora cardinale: vi sono circoli di non poca influenza che cercano di dissuaderci dallo stare in ginocchio. In Germania, ma poi anche piano piano è arrivato in Italia, io ho confratelli parroci che ne hanno fatto un cavallo di battaglia, bisogna stare in piedi perché questo è un retaggio dello stare in ginocchio superato, antimodernista, noi ormai siamo gli uomini nuovi, Cristo ci ha redenti, siamo irrisorti, capito? Ecco, e questa moda qui modernista liturgica si è molto diffusa. Dicono che questo non sarebbe conforme alla nostra cultura, cioè quello di mettersi in ginocchio. È certo, perché è una cultura satanica, Satana non serve, mica Satana si inginocchia, non ha le ginocchia è Lucifero. Non sarebbe conveniente per l'uomo emancipato, non si addirebbe all'uomo redento, eccolo qui il passaggio decisivo, che grazie a Cristo è diventato una persona libera e pertanto non ha più bisogno di inginocchiarsi. In una delle parrocchie dove io sono andato parroco, il predecessore, che era stato pochissimo tempo, grazie a Dio, lì, aveva una delle cose che aveva fatto era di rimproverare i fedeli. Pensate un po' dove si è potuto arrivare, rimproverare i fedeli che si mettevano in ginocchio, rimproverarli interrompendo la liturgia per rimproverare in passaggi dove i fedeli hanno la libertà di potersi mettere in ginocchio. Ma se cercate su internet, magari ve lo mostro ora fra un momento, si vede l'arcivescovo di Santiago del Cile,
in Cile che nega la comunione a un fedele che si mette in ginocchio per riceverla. Allora, è un diritto del fedele presentarsi a ricevere la comunione in ginocchio perché è previsto dalle norme ed è un dovere del pastore non negarla. Ma invece ormai il modernismo, questa maledetta sinagoga pseudocristiana che abbiamo dentro e che è quella dei modernisti, ha tacciato di muffa, scusate, ha tacciato di muffa medievale quanti ancora oggi si mettono in ginocchio. E ha ragione Benedetto XVI. Possiamo constatare che greci e romani rifiutavano l'inginocchiarsi. Poi Benedetto XVI fa una serie di riflessioni e finalmente dice: l'importanza centrale dell'inginocchiarsi nella Bibbia, c'è sempre il bisogno purtroppo di dover legittimare queste cose perché si fronteggiano i modernisti. Quindi Benedetto XVI deve legittimare la questione del mettersi in ginocchio, dice che nella Bibbia, come vi dicevo poc'anzi io, la parola proskynein, che significa appunto inginocchiarsi, soltanto nel Nuovo Testamento ricorre 59 volte, di cui 24 nell'Apocalisse. Appunto, l'Apocalisse è un testo meraviglioso. Io sto ancora lavorando, sono arrivato al capitolo qui, 14, quindi starei per avviarmi verso la conclusione, ne mancano 7, mi pare. È un continuo inginocchiarsi nella libro dell'Apocalisse, il libro della liturgia celeste che viene proposta alla Chiesa come modello e criterio per la sua liturgia. E poi Benedetto XVI si avventura dentro appunto l'approfondimento biblico dell'Antico e del Nuovo Testamento riguardo al mettersi in ginocchio e finalmente va alla questione liturgica e dice: nella liturgia della Chiesa la prostrazio, cioè gettarsi totalmente a terra, appare oggi in due occasioni: nel Venerdì Santo, come lo vivremo appunto venerdì prossimo, fra 3 giorni, e nelle sacre ordinazioni. Il Venerdì Santo, giorno della crocifissione del Signore, essa è l'espressione adeguata del nostro turbamento per il fatto di essere, con i nostri peccati, corresponsabili della morte in croce di Cristo. Quando vedrete venerdì prossimo, seguendo Radio Domina, il celebrante, il sottoscritto, gettarsi a terra per una prolungata preghiera in atteggiamento di prostrazione, quello esprimerà il turbamento dei credenti di fronte all'avvenimento della croce. Chi sta seguendo in effetti il ciclo di catechesi mie sulla passione di Cristo si rende conto di quanto Gesù abbia sofferto per noi. Allora, questo prostrarsi a terra il Venerdì Santo, dice Papa Benedetto XVI, indica proprio il turbamento della comunità credente di fronte a questo grande mistero. Poi c'è anche il prostrarsi. C'è anche il prostrarsi nelle ordinazioni sacerdotali. Inoltre, Benedetto XVI dice che il passaggio più importante per la cosiddetta teologia dell'inginocchiarsi, c'è una teologia dell'inginocchiarsi, lo dice Benedetto XVI, che io non so come i tradizionalisti possano definirlo modernista, questo qui, veramente questi o sono accecati o ci fanno o ci sono. Io ho imparato, grazie a Dio, a tenere le debite distanze non solo dai modernisti abergogliani, ma dai tradizionalisti squadristi che definiscono Benedetto XVI anticipatore di Bergoglio e modernista. Veramente sono, e questa gente che dice queste cose non dovrebbe essere imbavagliata. Cioè, definire Benedetto XVI modernista, guardate che ce ne vuole, ce ne vuole. Allora, dice lui: il passo più importante per la teologia dell'inginocchiarsi è e rimane per me il grande inno cristologico di Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. In questo inno ascoltiamo e vediamo la preghiera della Chiesa e riconosciamo la sua professione di fede in Cristo. Nel nome di Gesù, dice a un certo punto l'inno, ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Quindi c'è un appello già presente
presente in questo inno molto antico, presente nella lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, che viene proposto tra l'altro durante la Settimana Santa, in cui si dice appunto: ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Ora è ovvio che il modernismo va di pari passo con l'affronto massonico, la cattedrale, l'orribile basilica di San Giovanni Rotondo è stata realizzata da Renzo Piano e non ci sono gli inginocchiatoi. E così anche in altre chiese tutto è fatto per non permettere la concentrazione. Ditemi se mi sbaglio, in queste nuove basiliche come quella di Fatima, dove io non ci metto mai piede quando vado, non metto mai piede nella nuova basilica, non ci sono gli inginocchiatoi, te li devi creare. E queste chiese enormi di cemento armato, con un Cristo che non è Cristo, con gli angeli che sembrano demoni, con visi di santi apostoli che paiono venuti dall'inferno, veramente quello è la massoneria che ha giocato e sta giocando le sue carte nella assoluta indifferenza di chi che sia, tranne che, se me lo lasciate dire ogni tanto, di questo povero Don Minutella, che per questo resta in piedi per miracolo. Si potrebbero aggiungere, dice ancora Benedetto, ancora molte cose, come per esempio il racconto commovente che Eusebio di Cesarea, nella sua Storia Ecclesiastica, ci trasmette come tradizione risalente a Egesippo, siamo nel secondo secolo, che cioè Giacomo, l'apostolo Giacomo, il fratello del Signore, primo vescovo di Gerusalemme e capo della chiesa giudeo-cristiana, avrebbe avuto sulle ginocchia una pelle dura come quella del cammello, perché stava sempre in ginocchio. Adorava Dio e gli chiedeva perdono per il suo popolo. Cioè, Benedetto XVI cita questa testimonianza storica relativa a San Giacomo, l'apostolo Giacomo, che la tradizione vuole avesse le ginocchia come quelle dei cammelli, per il fatto che stava sempre in ginocchio, cioè aveva fatti i calli. A Lisbona c'è, nella cattedrale di Lisbona, lo scalino concavo di marmo, dove si dice che Sant'Antonio da Padova, fanciullo, stesse ore e ore in ginocchio, avendo lasciato lì le tracce. C'è magari una leggenda, però la leggenda c'ha sempre qualcosa di sostrato storico. I santi stavano sempre in ginocchio, Padre Pio commuoveva perché dopo aver confessato anche 18 ore andava a salutare Gesù sacramentato nel tabernacolo e rimaneva in ginocchio. E dice ancora Benedetto XVI, oppure la narrazione tratta dai detti dei padri del deserto, secondo cui il diavolo fu costretto da Dio a mostrarsi ad un certo abate Apollo, e il suo aspetto, l'aspetto del diavolo, era nero, orribile a vedersi, con le membra spaventosamente magre e soprattutto non aveva le ginocchia. Ecco, il diavolo come i modernisti come il diavolo, non hanno le ginocchia. Il primo segno, poi, al di là di tutte le chiacchiere, per identificare un modernista è quando te lo trovi in chiesa, che durante la consacrazione, il Venerdì Santo, in tutti i momenti della vita della chiesa, questo modernista non lo troverai mai e poi mai in ginocchio. Non sa stare in ginocchio il modernista. Perché? Ma perché è un uomo nuovo? Siamo noi che siamo deficienti, tradizionalisti, provenienti dal Medioevo. Loro sono i riscattati. Loro hanno il rapporto con la modernità e siamo noi che ci rifiutiamo di dialogare con la modernità, capito? Per cui loro, che sono invece i cattolici adulti, emancipati, capito, sovrasviluppati, loro sì che invece sanno come si deve fare, senza stare in ginocchio, come il diavolo, che non ha le ginocchia perché non si prostra e non vuole prostrarsi dinanzi a Dio. Che il modernismo liturgico abbia qualcosa di satanico ce lo sta confermando Benedetto XVI, che aggiunge con il suo stile modernista, hanno il coraggio di dire alcuni squadroni tradizionalisti: chi impara a credere impara anche ad inginocchiarsi. Ecco, questa frase è veramente bellissima. Chi impara a credere impara anche ad inginocchiarsi. Ogni domenica non fos'altro che nella liturgia tradizionale, quando si recita il credo, si canta il credo e c'è il momento in cui si dice et homo factus est, tutti in ginocchio. Tutti in ginocchio, dal celebrante ai fedeli. Ecco, chi impara a credere impara anche ad inginocchiarsi. Ed una fede o d'una liturgia che non conoscesse più l'inginocchiarsi sarebbe malata in un punto centrale. Dove questo gesto è andato perduto,
E questo a causa ovviamente dei preti, quelli in jeans e maglietta, in costume, pantaloni bianchi trasparenti, in riva al mare, che celebrano la messa sugli scogli, che vanno in pellegrinaggio in giro per i santuari pagani del mondo. Questi preti emancipati rispetto a un Don Minutella che puzza di medioevo, che si rifiuta nel confronto con la modernità, che non si accorge, idiota com'è, che la società è cresciuta, che bisogna... Ecco, questi preti qui sono quelli che non li troverai mai in ginocchio, mai. E se lo fanno ogni tanto è solo per pura formalità. Dove questo gesto è andato perduto, ed è andato perduto nelle parrocchie, dobbiamo impararlo di nuovo. Ecco, questo è un appello che io oggi, martedì santo, rivolgo da guida del piccolo resto. Mi dispiace, però io resto la guida, ogni tanto è bene a questo punto ricordarlo. Posso non piacere, perché non è che posso piacere a tutti, e anche io ho i miei tanti limiti, però ha scelto così il buon Dio, la Santa Vergine, quindi ognuno s'arrangi, ecco, a scanso di equivoci. Allora, come guida del piccolo resto, figlioli miei cari, oggi dico a tutti voi, rivolgo un appello: impariamo a stare ancora di più in ginocchio, ancora di più, ancora di più, anche a casa. Cioè, non è che perché te segui la messa su Radio Domina, soprattutto in questi giorni santi, te la segui seduto, come se fossi a guardarti un programma televisivo. No, ti fai la cappellina e adori il Signore e ti metti in ginocchio nei momenti in cui è previsto che ci si metta in ginocchio. Dove questo gesto è andato perduto, dobbiamo impararlo di nuovo per rimanere con la nostra preghiera nella comunione degli apostoli e dei martiri, nella comunione di tutto il cosmo, nell'unità con Gesù Cristo stesso. Cioè, non possiamo, dice Benedetto XVI, interrompere un ciclo di tradizione che è giunto fino a noi dalla epoca apostolica. In un'altra occasione dice: l'adorazione, Gesù è presente nell'Eucaristia. Dunque, ecco qui, anche oggi non è affatto contro la dignità, la libertà e la grandezza dell'uomo piegare le ginocchia, essere obbediente verso Dio, adorarlo e glorificarlo. Cioè, non è contro la dignità e l'emancipazione umana della cosiddetta stagione moderna, che poi è diventata postmoderna, ormai, come dice Massimo Cacciari, che evidentemente alcuni idolatri del postmodernismo, del modernismo, ignorano. Lui dice che ormai non c'è più neanche il postmodernismo, ma ha fallito anche quello. Siamo in presenza di una stagione nichilista, il nulla, c'è il nulla, c'è il nulla morale, c'è il vuoto morale, c'è il vuoto dottrinale, c'è il vuoto gnoseologico, e questi esultano. I modernisti sono contenti di questa emancipazione dell'uomo che, passando dai totalitarismi del Novecento, perché epoca moderna era già, e passando per le camere a gas, è pervenuto alla bomba atomica, e poi al 68 e alle leggi moderne, no? E questa è l'emancipazione dell'uomo: l'aborto, il divorzio, l'eutanasia. Questo è lo sviluppo dell'uomo, capito? Questo è lo sviluppo dell'uomo. Ecco, ancora oggi mettersi in ginocchio, dice Benedetto XVI, per l'uomo moderno non è contro la dignità. Poiché se lo neghiamo per non doverlo adorare, ci resta solo la necessità della materia. Siamo veramente privi di libertà. Allora siamo soltanto un qualsiasi granello di polvere che è sbattuto qua e là nella grande macina del cosmo. Io credo che dovremmo anche citare quello che Maria da Greda, nell'opera molto bella, La mistica città di Dio, racconta, e cioè che la Madonna, tutte le volte che stava con Gesù, poi dopo si metteva in ginocchio, sempre, fino a terra. Gesù le confidava i segreti in anticipo e i misteri del Regno dei Cieli, e lei, la Santa Vergine, si prostrava in ginocchio. E per qualche tempo io, quando ero giovane prete, ho frequentato i circoli dell'Opus Dei, quelli di San José María Escrivá de Balaguer, dove andavo perché c'era un sacerdote molto anziano che per qualche tempo è divenuto il mio confessore, un prete del nord Italia, molto anziano, che era tutto curvo, era proprio piegato così, come vi faccio vedere, a causa dell'artrosi reumatoide.
Era un prete devotissimo di Gesù, Eucaristia, un vero discepolo della prima ora di San José María Escrivá de Balaguer. Ebbene, e voglio concludere con questo aneddoto, perché tante volte gli aneddoti aiutano più dei concetti. E lui un giorno tenne una conferenza spirituale, diciamo un sermone ai preti, ero anche presente io, preti giovani di questi che, non essendo dell'Opus Dei, però attingevano alla spiritualità dell'Opus Dei, come ho fatto io per qualche tempo, prima che Don Mauro Leonardi mi convincesse che non era più necessario attingere all'Opus Dei. Allora dicevo che questo sacerdote anziano ci tende una relazione sull'Eucaristia, una relazione barbosa, pesante, di una noia mortale. Non vedevamo tutti l'ora che questo povero prete anziano, che evidentemente non si rendeva conto che non lo seguivamo più, terminasse. Finalmente termina e tutto sarebbe finito lì e non ci sarebbe rimasta più nessuna immagine se non avessimo assistito a qualcosa di straordinario. Lui, avendo terminato, si alza dalla sedia dove predicava, perché non poteva stare in piedi, e deve passare davanti al tabernacolo. È ultra ottantenne, col bastone non si regge in piedi, ci avrà impiegato almeno 2 minuti, perché passando davanti al tabernacolo, lo dico per tutti questi laici, progressisti che spassano davanti al tabernacolo, lo aprono, lo chiudono come se fosse un frigorifero. Meno male che il Signore è andato via da questa sinagoga modernista, e lui ha impiegato circa 2 minuti, un tempo che sembrava interminabile, per mettersi in ginocchio e salutare Gesù sacramentato. È una cosa che io ho impressa nella memoria e che certamente non scorderò più. Chiediamo alla Madonna la grazia di stare in ginocchio. A Fatima i tre pastorelli hanno visto l'angelo della riparazione, anche lui prostrarsi come in Apocalisse col capo fino a terra, la proschiunesis, che gli ortodossi hanno molto a cuore, che noi purtroppo con i modernisti, che sono entrati come truppe sataniche nella Chiesa per distruggerla, abbiamo rischiato e stiamo rischiando di perdere. Stare in ginocchio è una attitudine biblica, teologica, fondamentale, affatto opposta all'emancipazione dell'uomo, ma in un certo senso mai l'uomo può essere emancipato se si stacca da Dio. Questo staccarsi da Dio non è emancipazione, è auto, in definitiva, autodistruzione. Bene, miei cari, allora condividete il post per la catechesi di questa sera delle 21:15, proseguiamo il tratto della Via Dolorosa, parleremo di Simone di Cirene, di Gesù che arriva al Calvario, probabilmente inizieremo a raccontare i momenti drammatici della crocifissione. E intanto c'è possibilità per intervenire telefonicamente.